Riparte l'avventura del Forum Giovani. A Somma Vesuviana si è svolto ieri alle 16.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Torino la cerimonia di assegnazione dei seggi del nuovo Forum. Alla presenza del sindaco Pasquale Piccolo sono stati assegnati i seggi alle liste che si sono imposte nelle votazioni del 7 giugno. Numero 1, Giovane Somma, voti numero 225, con l'attribuzione di 3 consiglieri eletti. Lista numero 2, Attiviano Somma, voti numero 487, con l'attribuzione di 8 consiglieri eletti. Lista numero 3, Chiaramente, voti numero 602, con l'attribuzione di 10 consiglieri eletti. In applicazione dell'allegato A all'articolo 1 e seguenti del regolamento del Forum dei Giovani, passo la parola al sindaco per la proclamazione dei consiglieri eletti. 21 i seggi del consiglio direttivo assegnato in seguito ai risultati delle elezioni. Con 602 preferenze, Chiaramente si aggiudica 10 seggi, il numero più alto nel Forum dei Giovani, mentre ad Attiviamo Somma, 487 voti, vanno 8 seggi. Terza, Giovane Somma, con 225 preferenze e 3 seggi assegnati. Il sindaco Pasquale Piccolo, dopo aver annunciato la ripartizione dei vari seggi, ha salutato i tanti ragazzi accorsi alla cerimonia e tutti quelli che hanno preso parte alle elezioni, tanti giovani che si sono confrontati per aggiudicarsi un voto per entrare a far parte del Forum Giovani. Giuseppe Turto con 136 voti, Carla Cimino con 125, Calvanese Domenico Antonio con 108 sono i risultati più votati. Ecco il commento dei protagonisti e il pensiero del sindaco Pasquale Piccolo al termine della cerimonia a Palazzo Torino. Col sindaco Pasquale Piccolo oggi si è insediato il Forum Giovani. Per Somma Vesuviana tanta partecipazione per le elezioni di questo forum che si insedia oggi, sindaco. Certamente sono soddisfatto, perché avere una rappresentanza di circa 1700 giovani che partecipano alle elezioni del genere vuol dire che sono motivati, che in loro predominano dei sentimenti nobili. Mi auguro che questa amalgama possa andare avanti fra di loro, in modo che potremo sicuramente realizzare qualcosa di utile per Somma Vesuviana. Quale sarà il compito di questo forum, di coloro che si sono insediati oggi? Abbiamo visto che c'è un regolamento. Sì, c'è un regolamento a cui attenersi, però loro possono fare richiesta di progetti presso la regione, perché ci danno dei finanziamenti proprio in questa direzione. Quindi da parte mia, da parte nostra, dell'amministrazione intera, avranno tutta la collaborazione possibile e immaginabile. Saranno interpellati per quanto mi riguarda, ogni qualvolta dovrà essere fatto qualcosa, qualche provvedimento, qualche delibera che possa essere interessare il loro settore, il loro campo di appartenenza, insomma. Quindi è importante cooperare l'amministrazione insieme ai giovani del territorio, tanti giovani che hanno partecipato, che vogliono dire la loro su Somma Vesuviana, su portare avanti un paese. E il paese tra non molte lo decidono loro, è loro, perché sono tutti ragazzi che hanno adesso la maggior parte 22-23 anni, quindi sono il nostro futuro. Se sappiamo dargli qualche indicazione, qualche indirizzo, bene, bene che vada avanti così. Tra le indicazioni che lei ha dato, quella di mettere da parte i rancori, sì, di questa elezioni che ci sono state, di cooperare tutti quanti insieme, e poi riguardo alla sede. La sede noi ormai è noto, è una sede che è ubicata purtroppo in uno stabile che è di circa 8 piani, 9 piani, e questa sede si ritroverebbe all'ottavo piano. Capisco benissimo il disagio che saranno costretti a sopportare magari gli altri condomini, perché è uno stabile, pare che sia una trentina di appartamenti. Per il momento la sede è quella lì. Se riuscirò, compatibilmente con le risorse economiche del comune, a trovare una sistemazione diversa, magari più al centro, più vicino al comune, magari più ampia, perché visto il gran numero di adepti, allora vuol dire che cercheremo, insomma, di spostarla. Riguardo al messaggio che le ha dato? Un messaggio di tranquillità, di pace, perché se loro riescono a cooperare fra di loro, oltretutto sono tutti ragazzi, quindi in effetti sono gente, persone pulite, hanno l'animo pulito, poi uno che si dedica a questo tipo di attività vuol dire che è lontano da alcune forme di devianze che purtroppo a volte, insomma, ci fanno inorridire. Grazie sindaco. Grazie a te. Siamo con Giuseppe Turto e Cimino Carla, due dei più votati del Forum Giovani, entrambi fate parte di Chiaramente, la coalizione, insomma, che ha avuto più voti. Qual è il vostro impegno dopo questa proclamazione di quest'oggi? Si salve. No, niente, noi siamo molto contenti del risultato ottenuto, anche perché è un risultato maturato con impegno e dedizione. E, sappiamo che abbiamo un grande compito.
è quello di rappresentare tutti i giovani sommesi e sicuramente da parte di tutti noi ci sta la voglia di lavorare, di fare gruppo e davvero di diciamo, cercare di dare a ognuno di noi il meglio di sé. Il vostro impegno per Somma Vesuviana. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno votato, speriamo di rappresentarvi il migliore dei modi e speriamo di fare un buon lavoro che sia gratificante per tutti. Grazie a voi, allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.